Però immagino che avrai imparato a parlare... Parlo quasi come l'italiano, l'inglese e lo spagnolo, parlo molto fluente il portoghese, parlo qualche parola di arabo e qualche parola di francese. Ma quando sei partito cosa sapevi? Fluente l'inglese, basicissimo lo spagnolo, aggiungevo le S alle parole. Hai saltato dei pasti? Beh, una delle scene più clamorose è stato quando in Argentina mi sono accorto di quanto costava cara la Patagonia e mi sono messo a bussare alle panetterie al tramonto per chiedere il pane vecchio. Però l'hai ottenuto. L'ho ottenuto e in più un ristoratore che mi ha visto mi ha invitato a cenare sul ristorante, lui che ha origini italiane, e mi ha invitato, io per non scroccare troppo ero ordinato due empanadas e lui mi ha detto no, che cazzo mangi le empanadas, e mi ha offerto un piatto di gnocchi al ragù e una bistecca, un occhio di bife da $20 praticamente. Tua mamma è venuta tante volte a trovarti? Una volta sola a Boston per il convegno mondiale sul diabete. Tuo fratello perché? Mio fratello una volta sola in Australia. Sono mancati? Molto. È il prezzo più duro da pagare di un viaggio del genere. La lontananza da casa, dalla famiglia, dagli affetti, dagli amici.